Detto da D, poi A, thank you.
quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. La prima parola di Gesù sulla croce, pronunciata quasi ancora durante l'atto della crocifissione, è la richiesta del perdono per coloro che lo hanno appena maltrattato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ciò che il Signore ha predicato nel discorso della montagna, quando aveva detto: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, lo compie qui, personalmente. Egli non conosce alcun odio, non grida vendetta, implora il perdono per quanti lo mettono in croce e motiva questa richiesta: non sanno quello che fanno. Questa parola riguardo all'ignoranza la riprenderà San Pietro negli Atti degli Apostoli. Alla folla riunitasi dopo la guarigione dello storpio nel portico di Salomone ricorderà: voi avete rinnegato il santo, il giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, voi avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. E dopo questo ricordo doloroso che ha già trafitto il cuore della gente, egli continua: ora, fratelli, io so che avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. San Paolo ricorda di essere stato lui stesso precedentemente un bestemmiatore, un persecutore, un violento, e poi prosegue: ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. Lui, che con orgoglio un tempo vantava di essere perfetto alunno della legge, che conosceva ed adempiva la scrittura, lui che aveva studiato con i migliori maestri e poteva reputare se stesso un vero scriba, ora deve riconoscere di essere stato ignorante. Ma è stata l'ignoranza a salvarlo e a renderlo capace di conversione e di perdono. Certo, questa combinazione fra dotta erudizione e profonda ignoranza deve indurci a pensare. Un sapere che resta autosufficiente non raggiunge la verità stessa che dovrebbe trasformare l'uomo. La parola di Gesù deve anche proprio oggi scuotere i presunti sapienti. Noi non siamo forse ciechi proprio come sapienti? Non siamo forse, proprio a causa del nostro sapere, incapaci di riconoscere la verità stessa che in ciò che sappiamo vuole venirci incontro? Non ci sottraiamo forse al dolore provocato dalla verità che trafigge il cuore? L'ignoranza, d'altra parte, riduce la colpa, lascia aperta la via verso la conversione. Ma badate bene, questa non è per nulla una scusante, perché rivela al tempo stesso un'ottusità del cuore, un'ottusità che resiste all'appello della verità. A maggior ragione rimane una consolazione per tutti i tempi e per tutti gli uomini il fatto che il Signore, a riguardo sia di coloro che veramente non sapevano, i carnefici, sia di coloro che sapevano e lo avevano condannato, pone l'ignoranza quale motivo della richiesta di perdono. La vede come la porta che può aprirci alla conversione. Allora la leggo sulla latina. In latino. Ah, ok. Ah, in latino. Sì, così. Niente. Sì, perché così stanca. Va bene. Perfetto. Thank you.
uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunge: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose Gesù: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Non entrambi gli uomini crocifissi con lui si associano alla derisione. Uno dei due intuisce il mistero di Gesù, sa e vede che il genere di delitto di Gesù era del tutto diverso, che Gesù non era un violento. E ora si accorge che quest'uomo crocifisso con loro veramente rende visibile il volto di Dio. È il figlio di Dio. Così lo prega Gesù: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Come il buon ladrone abbia immaginato precisamente l'entrata di Gesù nel suo regno e in che senso abbia quindi chiesto il ricordo di Gesù, noi non sappiamo. Ma ovviamente egli proprio sulla croce ha capito che quest'uomo privo di ogni potere è il vero re, colui del quale Israele è in attesa e a fianco del quale ora egli non vuole essere soltanto sulla croce ma anche nella gloria. La risposta di Gesù va oltre la richiesta. Al posto di un futuro indeterminato pone il suo oggi, dicendogli: «Oggi sarai con me nel paradiso». Anche questa parola è piena di mistero, ma ci mostra con sicurezza una cosa: Gesù sapeva di entrare direttamente nella comunione col Padre, che poteva promettere il paradiso già per oggi. Sapeva che avrebbe ricondotto l'uomo nel paradiso dal quale era decaduto, in quella comunione con Dio in cui è la vera salvezza dell'uomo. Così, nella storia della devozione cristiana, il buon ladrone è diventato l'immagine della speranza, la certezza consolante che la misericordia di Dio può raggiungerci anche nell'ultimo istante, la certezza anzi che dopo una vita sbagliata, la preghiera che implora la sua bontà non è vana. Tu che hai esaudito il ladrone, anche a me hai dato speranza. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Thank you.
presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofe e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». È questa un'ultima disposizione di Gesù, quasi un atto di adozione. Egli è l'unico figlio di sua madre che dopo la sua morte rimarrebbe sola nel mondo. Ora egli le pone a fianco il discepolo amato, lo rende per così dire figlio di lei al posto suo, e da quel momento questi è responsabile per lei, l'accoglie con sé. La traduzione letterale è ancora più forte, si potrebbe renderla più o meno così: egli l'accolse fra le proprie cose, l'accolse nel suo intimo contesto di vita. Questo è dunque innanzitutto un gesto del tutto umano del Redentore che sta per morire. Non lascia sola sua madre, la affida alla premura del discepolo a lui molto vicino. E così anche al discepolo è donato un nuovo focolare, la madre che si cura di lui e della quale egli si prende cura. Se Giovanni comunica vicende umane del genere, egli vuole certamente ricordare cose avvenute. Tuttavia, ciò che gli interessa è sempre qualcosa di più dei singoli fatti del passato. L'evento rimanda al di là di se stesso, verso ciò che permane. Che cosa quindi intende dirci con questo? Un primo approccio ce lo dà l'appellativo per la madre. Donna. È lo stesso appellativo che Gesù aveva usato nelle nozze di Cana. Le due scene venivano così a collegarsi l'una con l'altra. Cana era stata un'anticipazione delle nozze definitive, del vino nuovo che il Signore voleva donare. Solo adesso diventa realtà ciò che allora era stato soltanto un segno che rimandava al futuro. L'appellativo donna, al tempo stesso, rinvia al racconto della creazione in cui il Creatore presenta ad Adamo la donna. Adamo reagisce a questa nuova creatura dicendo: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna. San Paolo nelle sue lettere ha presentato Gesù come il nuovo Adamo, col quale l'umanità ricomincia in modo nuovo. Giovanni ci dice che al nuovo Adamo appartiene nuovamente la donna, che egli ci presenta nella figura di Maria. Nel Vangelo ciò rimane un'allusione sommessa che nella fede della Chiesa sarebbe poi stata sviluppata passo per passo. L'Apocalisse parla del segno grandioso della donna che appare nel cielo, coinvolgendovi tutto Israele, anzi l'intera Chiesa. Continuamente la Chiesa deve con dolori generare Cristo. Un altro passo nella maturazione del medesimo pensiero lo troviamo nella lettera agli Efesini, che applica a Cristo e alla Chiesa l'immagine dell'uomo che lascia il padre e la madre e diventa una sola carne con la moglie. La Chiesa antica non ha trovato alcuna difficoltà a riconoscere nella donna in modo del tutto personale Maria, e dall'altra a vedere in essa, abbracciando tutti i tempi, la Chiesa, sposa e madre, in cui il mistero di Maria si estende nella storia. Come Maria, la donna, anche il discepolo prediletto è insieme una figura concreta e un modello del discepolato che esisterà sempre e sempre deve esistere. Al discepolo, che è veramente discepolo nella comunione d'amore col Signore, viene affidata la donna, Maria, la Chiesa. La parola di Gesù sulla croce rimane aperta a molte realizzazioni concrete. Sempre, di nuovo, essa viene rivolta sia alla madre che al discepolo, e a ciascuno è affidato il compito di porla in atto nella propria vita, così come previsto nel piano del Signore. Sempre, di nuovo, viene chiesto al discepolo di accogliere nella sua personale esistenza Maria come persona e come Chiesa, e di adempiere così
l'ultima disposizione di Gesù. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Thank you.
mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che significato ha la preghiera di Gesù? Quel grido che lancia al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come poteva il figlio di Dio essere abbandonato da Dio? Avere il dubbio della sua missione, della presenza del Padre? In questa preghiera non c'è forse la consapevolezza proprio di essere stato abbandonato? La parola che Gesù rivolge al Padre, le parole, sono l'inizio del Salmo 22, in cui il salmista manifesta a Dio la tensione tra il sentirsi lasciato solo e la consapevolezza certa della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il salmista prega: mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. Il salmista parla di grido per esprimere tutta la sofferenza della sua preghiera davanti a Dio apparentemente assente. Nel momento di angoscia la preghiera diventa un grido. Gesù in quel momento fa suo l'intero Salmo 22, il salmo del popolo di Israele che soffre, e in questo modo prende su di sé non solo la pena del suo popolo, ma quella di tutti gli uomini che soffrono per l'oppressione del male, e allo stesso tempo porta tutto questo al cuore di Dio stesso, nella certezza che il suo grido sarà esaudito nella risurrezione. In questa preghiera di Gesù sono racchiusi l'estrema fiducia e l'abbandono nelle mani di Dio, anche quando sembra assente, anche quando sembra rimanere in silenzio, seguendo un disegno a noi incomprensibile. Il suo è un soffrire in comunione con noi e per noi, che deriva dall'amore e già porta in sé la redenzione, la vittoria dell'amore. Anche noi ci troviamo sempre e nuovamente di fronte all'oggi della sofferenza, del silenzio di Dio, e lo esprimiamo tante volte nella nostra preghiera, ma ci troviamo anche di fronte all'oggi della risurrezione, della risposta di Dio che ha preso su di sé le nostre sofferenze per portarle insieme con noi e darci la ferma speranza che saranno vinte. E questo avviene anche nel nostro rapporto con il Signore. Davanti alle situazioni più difficili e dolorose, quando sembra che Dio non senta, non dobbiamo temere di affidare a Lui tutto il peso che portiamo nel nostro cuore. Non dobbiamo aver paura di gridare a Lui la nostra sofferenza. Dobbiamo essere convinti che Dio è vicino, è presente e ci ascolta, anche se apparentemente tace. Il grido di Dio, il grido di Gesù ci ricorda infine che nella preghiera dobbiamo superare le barriere del nostro io e dei nostri problemi e aprirci alle necessità e alle sofferenze degli altri. La preghiera di Gesù morente sulla croce ci insegna a pregare con amore per tanti fratelli e sorelle che sentono il peso della vita quotidiana, che vivono momenti difficili, che sono nel dolore, che non hanno una parola di conforto. Portiamo tutto questo al cuore di Dio, perché anch'essi possano sentire l'amore di Dio che non ci abbandona mai. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere le scritture: ho sete. All'inizio della crocifissione era stata offerta a Gesù, come si era soliti fare, una bevanda narcotizzante per attenuare i dolori insostenibili. Gesù rifiutò questa bevanda. Egli voleva sopportare la sua sofferenza in modo pienamente cosciente. Al culmine della passione, nel sole cocente di mezzogiorno, steso sulla croce, Gesù gridò: ho sete. Secondo la consuetudine, gli venne offerto il vino acidulo diffuso tra i poveri, che si poteva qualificare anche come aceto. Era considerato una bevanda dissetante. Nuovamente parola biblica ed evento si completano. Da una parte la scena è del tutto realistica, la sete del crocifisso e la bevanda acidula che i soldati in quei casi solevano somministrare. Dall'altra parte sentiamo immediatamente trapelare il Salmo 69, nel quale l'assetato lamenta: quando avevo sete, mi hanno dato aceto. Gesù è il giusto sofferente. In lui si compie la passione del giusto, illustrata dalla scrittura delle grandi esperienze degli oranti sofferenti. Ma come non pensare con ciò anche al canto della vigna, nel quinto capitolo del profeta Isaia? In esso Dio aveva portato davanti a Israele il suo lamento. Su di una collina fertile, Dio aveva piantato una vigna e le aveva dedicato molta cura. Ed egli aspettò che producesse uva, ed essa produsse invece acini acerbi. La vigna di Israele non porta a Dio il frutto nobile della giustizia, che ha il suo fondamento nell'amore. Essa produce gli acini acerbi dell'uomo che si preoccupa soltanto di se stesso. Produce aceto invece che vino. Il lamento di Dio che sentiamo nel canto profetico si concretizza in quest'ora, in cui al Redentore assetato si offre aceto. Come il canto di Isaia illustra, al di là della sua ora storica, la sofferenza di Dio per il suo popolo, così anche la scena presso la croce si estende oltre l'ora della morte di Gesù. Non solo Israele, anche la Chiesa, anche noi rispondiamo all'amore premuroso di Dio sempre, di nuovo, con l'aceto, con un cuore acido che non vuole percepire l'amore di Dio. Ho sete, questo grido di Gesù è rivolto a ciascuno di noi.
dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. Secondo Giovanni l'ultima parola di Gesù è stata: è compiuto. Nel testo greco questa parola rimanda indietro all'inizio della passione, all'ora della lavanda dei piedi, il cui racconto l'evangelista introduce sottolineando che Gesù amò i suoi sino alla fine. Questa fine, questo estremo compimento dell'amare è raggiunta ora, nel momento della morte. Egli è veramente andato sino alla fine, sino al limite, e al di là del limite, egli ha realizzato la totalità dell'amore, ha dato se stesso. Ma c'è un altro significato della stessa parola. Nella Torah essa significa iniziazione, consacrazione in ordine alla divinità sacerdotale, cioè totale passaggio nella proprietà di Dio. Penso che, con riferimento alla preghiera sacerdotale di Gesù, possiamo anche qui sottintendere tale significato. Gesù ha compiuto fino in fondo l'atto di consacrazione, la consegna sacerdotale di se stesso e del mondo a Dio. Così risplende in questa parola il grande mistero della croce. È stata compiuta la nuova liturgia cosmica, al posto di tutti gli altri atti cultuali, subentra la croce di Gesù, come l'unica vera glorificazione di Dio, nella quale Dio glorifica se stesso mediante colui in cui egli ci dona il suo amore e così ci attrae in alto verso di sé. Tutto è compiuto. Thank you.
era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La preghiera di Gesù in questo momento di sofferenza, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, è un forte grido di estremo e totale affidamento a Dio. Tale preghiera esprime la piena consapevolezza di non essere abbandonato. L'invocazione iniziale, Padre, richiama la sua prima dichiarazione di ragazzo dodicenne. Allora era rimasto per due giorni nel Tempio di Gerusalemme e quando i genitori gli avevano manifestato la loro preoccupazione, lui aveva risposto: perché mi cercate? Non sapete che io devo essere in ciò che è del Padre mio? Dall'inizio alla fine, quello che determina completamente il sentire di Gesù, la sua parola, la sua azione, è la relazione unica con il Padre. Sulla croce egli vive pienamente nell'amore questa sua relazione filiale con Dio, che anima la sua preghiera. Le parole pronunciate da Gesù dopo l'invocazione Padre riprendono un'espressione del Salmo 31: alle tue mani affido il mio spirito. Queste parole però non sono una semplice citazione, ma manifestano una decisione ferma. Gesù si consegna al Padre in un atto di totale abbandono. Queste parole sono una preghiera di affidamento, piena di fiducia nell'amore di Dio. La preghiera di Gesù di fronte alla morte è drammatica come lo è per ogni uomo, ma allo stesso tempo è pervasa da quella calma profonda che nasce dalla fiducia nel Padre e dalla volontà di consegnarsi totalmente a Lui. Nel Getsemani, quando era entrato nella lotta finale, nella preghiera più intensa, e stava per essere consegnato nelle mani degli uomini, e il suo sudore era diventato come gocce di sangue che cadono a terra, ma il suo cuore era pienamente obbediente alla volontà del Padre, e per questo un angelo dal cielo era venuto a confortarlo. Ora, negli ultimi istanti, Gesù si rivolge al Padre dicendo quali sono realmente le mani a cui egli consegna tutta la sua esistenza. Prima della partenza per il viaggio verso Gerusalemme, Gesù aveva insistito con i suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole, il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Adesso che la vita sta per lasciarlo, egli sigilla nella preghiera la sua ultima decisione. Gesù si è lasciato consegnare nelle mani degli uomini, ma è nelle mani del Padre che egli pone il suo spirito. Così, come afferma l'Evangelista Giovanni, tutto è compiuto. Il supremo atto di amore è portato sino alla fine, al limite e al di là del limite. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
come narcolessia. La parola in latino. Sì. Perché tante sì, sì. No, adesso non ce l'avevo. Ad esempio, consumatum est, lo fai un po' più lento. Noi lo suoniamo proprio perché sono proprio le note. Continua a ripetere questo tanto. Adesso quando riesco a spiegarle. No, sì, verrà detto che verrà ancora. Sì. Cioè, ma da chi? Era quella roba che diceva, poi lo scriviamo giù. Sono proprio dei punti che lui ha usato le parole per dare un frammento. Va bene, allora scrivo. Ha detto, su basta, vi ringrazio per questa struggente bellezza. Parole di Cristo croce sono una bellezza ognuno ognuna e tutte perché sono anticipo della resurrezione. Grazie. E grazie. Grazie.